e contro tra vedere una donna subito e aspettare un po' in chat prima di vederla. Ciao, sono Riccardo e sul web mi conoscono come Rinascere. Dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Ti dirò, in questi ultimi anni sono stati parecchi i ragazzi che mi hanno chiesto di aiutarli a risolvere i loro problemi sentimentali e ho potuto notare come gli uomini siano sempre più in difficoltà nel rapportarsi con le ragazze. E posso comprendere questa frustrazione perché anch'io l'ho provata in passato. Quello che ho notato è che un modo corretto di approcciarsi alle ragazze è la soluzione vincente. Da quando utilizzo questo metodo ho molti più risultati in termini di conoscenze e frequentazioni. Non ci potevo credere, è incredibile che tutto questo funzionasse anche per me, quando un tempo mi davo per spacciato. La prossima volta che non sai cosa fare, consulta i miei video gratuiti su YouTube e vedrai che inizierai a ottenere i primi risultati. Poi, per il pacchetto completo, qua sotto in descrizione c'è il link al mio sito internet personale rinascere.net, dove puoi prenotare la tua consulenza personalizzata con me, ovviamente in totale riservatezza e anonimato. Ok, qua ci sono diverse scuole di pensiero. Il mio consiglio è quello di trattenersi un pochino di più in chat per due motivi principalmente. Uno è per far capire alla ragazza che voi non siete il tipo che appena trova una donna che ci sta e che vuole vederlo, scappa subito e esce per non perdere l'occasione, ma uno che non ha paura di perderla, si prende il suo tempo e si fa in un certo modo desiderare, esattamente come fanno loro, perché magari hai degli impegni, non puoi il giorno dopo o il giorno stesso in cui vi siete conosciuti o matchati su Tinder, ma vuoi prenderti il tuo tempo, hai delle altre priorità e lei viene dopo. Questa cosa ti farà apparire come un uomo di alto valore, un uomo che dice sì, prima le mie cose, poi forse vieni tu. Attenzione perché è molto potente. La seconda motivazione del perché, secondo me, prima è meglio rimanere un po' in chat è perché ti vai a preparare il terreno per il primo appuntamento. Perché? Al primo appuntamento, a meno che tu non sia capacissimo di districarti tra argomentazioni, timidezza, eccetera, è meglio prendere confidenza con lei in chat perché così che tu possa magari iniziare a esplorare certi argomenti in chat e poi ampliarli dal vivo, così che hai già un sacco di frecce al tuo arco, ovvero un sacco di argomenti per non fare scena muta, anche se io consiglio di imparare a gestire una scena muta con degli sguardi e magari un preludio a una tensione sessuale, ma anche per appunto creare prima in chat tensione sessuale. Così che dal vivo ci sia già in partenza subito un brio. Il fatto che magari te l'abbracci e la baci quando vi vedete per la prima volta, il fatto che sia più facile per te avvicinarti fisicamente con dei tocchi sempre più progressivi che porteranno poi al bacio. Perché? Perché prima in chat hai preparato il terreno, hai sessualizzato alcuni discorsi, le hai fatto venire voglia, hai fatto sì che sia anche lei a fare un passettino verso di te o a accettare di buon grado le tue attenzioni, i tuoi sfiori, il tuo contatto, perché per arrivare a un bacio serve prima un contatto. È un salto nel buio partire dal nulla, dalla chiacchiera in primo appuntamento, quindi dal vivo faccia a faccia, e poi buttarsi sulle sue labbra, perché appunto o la sai gestire molto molto bene, lei è molto molto desiderosa di questo, altrimenti fai fatica, lei si tira indietro, perché appunto è un salto importante. Se prima riesci a sessualizzare questa cosa in chat, quindi a farle venire voglia, magari con un po' di sexting, foto, un po' così che vi mandate con le giuste precauzioni, ovviamente ne ho parlato in un altro video, riuscirai sicuramente ad arrivare al bacio prima della fine dell'appuntamento. Fermo restando che darle un bacio a fine appuntamento è un cliché terrificante ed è carico di tensione perché lei se lo aspetta. Se invece riuscissi a farlo a metà appuntamento, in maniera molto molto tranquilla e naturale perché hai preparato il terreno prima, potresti goderti una seconda parte di appuntamento, appunto in cui queste effusioni vanno a aumentare e perché no, potreste arrivare anche al sesso al primo appuntamento. Ci sta, è successo per me, è successo per altri. Perché? Perché sei stato capace di fare tutte queste cose in progressione nel modo perfetto. Personalmente ho provato in entrambi i modi, quindi sia a far durare una chat per diversi giorni, massimo una settimana, perché appunto non potevamo vederci prima, al fare una chat di un paio d'ore per poi vederci. Ho avuto risultati sia positivi sia negativi in entrambe, quindi è possibile tutto, dipende da quanto discernimento hai, da quanto sei capace, da quanto sai leggere i sottotesti, i contesti e capire, adattarti, calibrarti sulla situazione e soprattutto sulla ragazza che hai di fronte per capire qual è il passo giusto da fare. Ma io personalmente ti consiglio, se sei all'inizio, se sei un novizio in questo ambito nella seduzione, di concentrarti prima per un pochino più di tempo in chat, perché la chat toglie pressione
a quello che sarebbe una conversazione dal vivo, perché appunto hai tempo di rispondere, hai tempo di scrivere le cose in maniera corretta, non passa l'animo che tu hai in quel momento, se magari è agitato, nervoso, eccetera. Insomma, è molto più facile e ti permette di entrare più in profondità con la ragazza senza avere queste pressioni addosso. Se poi ovviamente riesci a essere più capace, tranquillo, come potrei essere io, che non mi faccio più nessun tipo di problema, ormai diciamo che sono navigato, tra virgolette, perché ne ho fatti talmente tanti che per me non dico che hanno perso significato, ma sono molto più capace di controllare le mie reazioni e di non farmi paralizzare dalla paura, ecco, sicuramente riuscirai in questo modo a avere dei vantaggi. Quindi all'inizio è un terreno più tranquillo. Quando sarai un pochettino più bravo, un pochettino più avanzato in ciò che fai, allora potrai anche gestire la cosa direttamente dal vivo. Però questo non è sempre vero, nel senso non è che se sei bravo allora puoi andare direttamente all'appuntamento. No, la preparazione prima in chat ti consente di avere risultati moltiplicati dal vivo. Quindi anche questa è una strategia. Insomma, dipende un po' da come vuoi giocarti, da quello che è il tuo obiettivo. Fare una cosa lenta e dilatata nel tempo, o se hai voglia di divertirti e fare una cosa in 1 o 2 giorni, allora fai in un altro modo. Insomma, le soluzioni sono tante, siamo tutti diversi, la situazione è diversa, il contesto è diverso, il contesto in cui siete conosciuti è diverso, può andare in un sacco di modi, sono una miriade di variabili ed è proprio questo il bello della seduzione. Vi ricordo ancora una volta che qua sotto in descrizione trovate il link al mio sito internet rinascere.net, dove potete prenotare la vostra consulenza personalizzata con me nel giorno e nell'ora che preferite, per imparare a saperci fare meglio con le ragazze o per risolvere problemi sentimentali che avete in essere e non riuscite a sgarbugliare. Ovviamente le consulenze sono private e non saranno divulgate, quindi totale anonimato, non vi preoccupate. Ci vediamo in un prossimo video.